sono partiti lavori di pulizia straordinaria, insomma urgenza al ponte San Leonardo, ponte dei malati. Naturalmente l'ingegnere capo del Genio Civile, l'ingegnere Natale Zuccarello, per seguire direttamente di persona i lavori dopo la presenza e il sopralluogo effettuato dal Presidente della Regione Nello Musumeci. Una situazione allarmante, ingegnere, che naturalmente con questi lavori si cerca di mettere in sicurezza il fiume, ma anche tutta la parte riguardante questo territorio. Sì, è effettivamente così. È una situazione che ha dimostrato tutta la sua gravità, intanto per gli effetti che si sono verificati, ma a vederne ora quello che è stato la causa, a vederne ora lo stato in cui versa ancora questo, che è un punto veramente critico, e certamente lascia immaginare della gravità, lascia intuire della gravità della situazione. Una situazione che stiamo affrontando proprio oggi, parte il primo dei 6 interventi di somma urgenza che abbiamo avuti finanziati dall'autorità di bacino, dal direttore segretario generale Salvo Coscina, ed è il primo che si avvia oggi per trovare una rapida conclusione. Esso riguarderà una pulizia dell'alveo, un'eliminazione di queste ostruzioni che costituiscono i tappi alle luci sotto i due viadotti. Questo in cui ci troviamo, che è il ponte dei malati, è quello a 4 chilometri che è il ponte in corrispondenza della ferrovia. Ecco, guardare gli effetti lasciati da questo evento ci fa ben sperare che l'intervento si possa concludere subito e che possa avere gli effetti sperati di evitare che in questo tratto, che è un tratto importante, è un tratto dove la gravità è di tutta evidenza, possa essere recuperato con la funzionalità del corso dell'acqua di questo fiume San Leonardo.